la Fiera di Longarone, la Mostra Internazionale del Gelato non potevano non mancare anche in questo momento di grandissima difficoltà dovuta a questa peste che si chiama Covid. E ovviamente lo abbiamo dovuto fare, come tanti stanno facendo, in forma digitale, quindi il forum gelateria, in modo tale da ricordare l'importanza, la primogenitura anche di Longarone, delle Dolomiti, del Bellunese e del Veneto per quanto riguarda la prima mostra internazionale del gelato, la prima fiera in assoluto celebrata nel mondo. Ricordiamo infatti che la nostra mostra internazionale del gelato compie quest'anno 61 anni, quindi è un evento importantissimo che dimostra della longevità, ma anche dell'importanza di questo settore, ma anche di tutta la gente che ci lavora intorno. E oserei dire anche proprio questa, diciamo, importanza del mondo della montagna. La Fiera di Longarone è la vera fiera di montagna, forse l'unica in Europa che ha questa caratteristica specifica, quindi diciamo di dare importanza a un territorio montano, alle sue problematiche, ma anche ai suoi vantaggi, a quelli che sono i suoi prodotti, i servizi, addirittura l'arte. E in fin di conti anche quella del gelato non è solo industria, non è solo capacità artigianale, ma è anche arte. E non potevamo quindi non esserci a celebrare, nonostante la difficile situazione, questo evento importantissimo che chiamiamo Forum Gelateria. Qualcuno potrebbe dire non è la stessa cosa della Mostra Internazionale del Gelato. È verissimo. Quando si va sul digitale vengono colpiti solo due sensi, la vista e l'udito, mentre quando si è in presenza, ecco perché le fiere resteranno sempre, saranno sempre importanti, si toccano tutti i cinque sensi di una persona. Però anche se solo digitale è comunque una testimonianza importante, perché questa fiera del gelato, che è stata la prima del mondo, non poteva non esserci. Quindi noi, grazie anche ai sistemi digitali, siamo felici di poter entrare nelle case di ciascuno e speriamo anche che il fatto che vi facciamo vedere queste importanti iniziative, questo importante momento del Forum Gelateria, sia anche di stimolo, di minimo così di incentivo a voi tutti che ci guardate, di venire il prossimo dicembre 2021, diciamo Covid permettendo, dobbiamo essere ottimisti che finalmente, grazie a quanto la scienza sta facendo, riusciremo a tornare alla normalità. Ecco, un incentivo, uno stimolo a venire in presenza. Quindi questo Forum Gelateria è per tenervi informati, per farvi sapere che cosa sta succedendo nell'ambito di questo mondo così importante che dà tanti posti di lavoro, ma anche un modo per poterci incontrare fisicamente di persona il prossimo dicembre. Un anno senza la Mostra Internazionale del Gelato è sicuramente un anno triste per la Longarone e per tutto il settore. E devo dire grazie a Longarone Fiere che ha avuto l'idea di trasformare questo nostro evento espositivo nel Forum della Gelateria, che è stata un'occasione di confronto per trattare alcuni temi di attualità e tenere vivo quello che l'interesse attorno al prodotto gelato proprio legato alle nostre terre dello Zoldano, del Cadore e ovviamente di Longarone. Prima però penso che sia doveroso in questa giornata un ricordo al maestro Luca Caviezel, che ci ha lasciato nei giorni scorsi, una perdita di una persona che ha lasciato un segno profondissimo in questo settore, autore di libri, di testi, di corsi di formazione. Penso che sia una delle più grandi personalità che questo settore ha saputo dare ed era un grandissimo amico anche di Longarone Fiere e della MIG, tanto che proprio la città di Longarone alla fiera ha donato il suo archivio, che noi ora avremo sicuramente un dovere in più di cercare di mettere a disposizione di tutto il mondo del gelato. Quindi questo 2020, che forse è uno degli anni più tristi, anzi senza forse di questi decenni, devo dire si sta chiudendo ancora in maniera più triste, con la perdita di tante persone care e per il mondo del gelato. Sicuramente Luca Caviezza è una figura a cui tutti erano molto affezionati. Io penso che questa occasione del forum è stata proprio l'occasione per tenere vivo il tema gelato. E mi auguro veramente di cuore che, se per la prima volta in 61 anni non si è potuta svolgere la Mostra Internazionale del Gelato, perché è doveroso ricordarlo che anche dopo il disastro del Vajont per 5 anni fu spostata a Pieve di Cadore, devo dire che mi auguro veramente che il prossimo anno possiamo ritornare a farla insieme a tutte le aziende, a tutti gli operatori, a tutti gli appassionati di questo mondo straordinario,
che ha sempre fatto di Longarone un po' la sua casa, il suo punto di riferimento, e noi questo lo vogliamo tenere stretto e mi auguro veramente che ci siano tutte le condizioni per tornare più forti ancora di prima, dando visibilità e aiutando tutte le aziende a portare avanti degli affari, dei contatti che quest'anno sicuramente li hanno viste in estrema difficoltà. Ecco, questo penso sia il senso di questa giornata, di queste giornate che spero e mi auguro siate riusciti a seguire. Ringrazio anche la Regione Veneto che ha dato un contributo importante affinché, ripeto, mantenesse vivo il tema gelato attorno alla città di Longarone, che come tutti voi sapete poi è la città del gelato. Buongiorno, intervengo volentieri per dare alcune indicazioni operative sul forum della gelateria che è stato completato in questi giorni dopo il graduale inserimento delle diverse sezioni iniziato il 1° dicembre. Innanzitutto ricordo come questa iniziativa sia stata voluta da Longarone Fiere per garantire anche quest'anno un momento di incontro per il mondo del gelato nell'impossibilità, come noto, di organizzare la MIG, Mostra Internazionale del Gelato Artigianale. Il forum vuole essere uno strumento di supporto al mondo del gelato per fornire informazioni, suggerimenti, strategie e condividere esperienze utili al superamento della difficile situazione che stiamo attraversando. La soluzione digital è stata l'unica possibile, in quanto anche il forum in presenza, inizialmente programmato nelle giornate dell'1 e 2 dicembre, non è stato possibile realizzarlo per i noti provvedimenti anti-Covid che si sono susseguiti. Pur nella consapevolezza che la modalità digitale difficilmente è in grado di replicare le caratteristiche tipiche delle fiere tradizionali, fatte di persone, di incontri, presentazioni e dimostrazioni pratiche, a Longarone abbiamo lavorato per mantenere il più possibile inalterati i contenuti previsti inizialmente, che vengono affrontati attraverso gli interventi video dei vari protagonisti. Guardando agli aspetti positivi della modalità digitale, va invece sottolineato che il forum della gelateria potrà in questo modo essere raggiunto da una base molto più ampia e soprattutto sarà accessibile tutto l'anno dal sito della MIG mostradelgelato.com. Ci sarà poi un costante aggiornamento tenendo conto di quelle che durante l'anno saranno le tematiche emergenti. Forum della gelateria digitale è in sostanza diviso in 7 sezioni, ognuna delle quali riguarda un argomento specifico che abbiamo individuato. Con la prima sezione, che sostituisce quella che doveva essere la tavola rotonda di apertura, viene fatto il punto sullo stato del settore con il coinvolgimento dei principali attori della filiera. Poi abbiamo le 4 sezioni dedicate a temi di grande attualità, ovvero le proposte per ampliare l'offerta delle gelaterie con l'inserimento di prodotti di pasticceria e cioccolateria, le innovazioni per una migliore organizzazione e gestione dell'attività, gli approfondimenti sulla sostenibilità e green economy in gelateria, infine lo spazio dedicato ai nuovi gusti e tendenze in linea con le preferenze dei clienti, condizionate anch'esse dal particolare periodo che stiamo attraversando. Longarone Fiere ha voluto infine ricordare il forte legame con il territorio che è stato fondamentale nella storia della Mostra del Gelato, con 2 sezioni, una dedicata al gelato veneto ed una a Uniteis, l'associazione dei gelatieri artigiani italiani in Germania. Come detto in precedenza, il forum della gelateria non si esaurisce qui, ma è aperto ad ulteriori interventi da parte di tutti coloro i quali intendono fornire nuovi apporti di contenuti e proposte. In questa prima fase, visti i tempi e le difficoltà a muoversi e mantenere tutti i contatti dovuto alla seconda ondata del coronavirus che ha colpito anche alcuni di noi, non è stato oggettivamente possibile
fare di più, ma ogni ulteriore collaborazione è gradita. I contatti possono essere mantenuti attraverso l'ufficio comunicazione e marketing di Lungarone Fiere. Colgo anch'io questa occasione per ringraziare quanti hanno reso possibile l'iniziativa, in particolare i rappresentanti di categoria, i gelatieri intervenuti, le aziende e le riviste del settore che hanno inviato le loro proposte. Non da ultimo un ringraziamento particolare anche al personale di Lungarone Fiere che, nonostante le difficoltà operative determinate dalla forzata sospensione delle fiere, si è impegnato a fondo e con professionalità per raggiungere questo obiettivo. Mi auguro che la situazione delle fiere ritorni alla normalità e l'attività possa riprendere con tante soddisfazioni per tutti. Grazie.